quando i piccoli gesti fanno la differenza. Francesco Bombagi, giocatore simbolo della passata stagione del Teramo, quello che ha segnato più gol, pubblica su Facebook una foto tenera con la figlia sulle spalle mentre passeggia per Corso San Giorgio con il campanile del Duomo a fare da sfondo e con due cuori, uno bianco e uno rosso. E si riaccende subito l'entusiasmo dei teramani che lo seguono sul social network. Capitano subito ai leitmotiv dei commenti e ancora «Lascia Roseto e vieni a vivere a Teramo. I teramani non ti faranno pentire della scelta?» Oppure «Fatelo subito capitano, un giocatore che transita per Corso San Giorgio». Una foto carica di teramanità, dove ci sono il simbolo della città, il campanile del Duomo e quello che i tifosi e il campo hanno decretato simbolo dell'attuale rosa del Teramo Calcio. Un giocatore dalle indubbie qualità, un uomo stimato e mai sopra le righe. Le richieste per Bombagi ci sono, ma l'atleta ha fatto sapere che vuole restare a Teramo. Chissà se la foto a passeggio su Corso San Giorgio è la risposta definitiva alle sirene che arrivano da altre società. Certo è che si tratta di una vera e propria dichiarazione d'amore ad una piazza che lo ha accolto subito con calore. Un piccolo gesto, come dicevamo, che diventa grande nei cuori biancorossi, quei cuori che non aspettano altro che poter tornare a seguire le gesta della propria squadra. Quei cuori che oggi battono forte per un giocatore che ha fatto, forse involontariamente, il gesto che in questo momento serviva più di ogni parola.